Sorella, l'Apocalisse, dettata all'Apostolo Giovanni nell'isola di Patmos, secoli e secoli fa, in un paese lontano da voi, in tempo e distanza, non può certamente prendersi alla lettera, come voi ordinariamente fate, e sempre faceste, senza curarvi delle differenze che si devono manifestare alla vostra interpretazione. Voi nei costumi, nelle parole e soprattutto nella fantasia propria ai paesi orientali, inondati di luce e di calore. Spogliata di tutto il superfluo o del fittizio, l'Apocalisse resta quella che appare ed è da tutti ritenuta, un avvertimento o una minaccia, a seconda di chi la legge e l'interpreta, ma tale tuttavia da non venir disprezzata o non tenuta in conto. O come cosa di tempi ormai passati, perché chi ben considera, medita e riflette su quanto successe finora sul vostro pianeta, nella sua atmosfera, sulla sua superficie e sotto, nei suoi mari e dentro, non può che convincersi essere quelle dell'Apocalisse vere profezie o manifestazioni dei castighi in essa contemplati. Sebbene somministrate a dosi più qui e là piuttosto che fatti strumenti di distruzione universale, rivolti alla materia o ai beni materiali piuttosto che alle persone o alle vite umane, che paiono quasi volontariamente risparmiate, anche dai cataclismi, quelli più gravi, l'umanità risorge sempre. In altri tempi, se fatti richiami avrebbero mosso l'umanità intera a vita di penitenza, ma ora chi si muove, chi più si risente? Voi tutti siete più o meno colpevoli. Non riconoscete quasi più la differenza tra il buono e il malvagio, eccetto che in casi di eccezione che la giustizia umana cerca di raggiungere. Per correggere l'atmosfera morale, quasi interamente l'umanità tutta dovrebbe venir distrutta e sostituita, cosa impossibile nel breve tratto di tempo tra il momento presente e il tempo che dovrebbe portare l'umanità ad abbracciare la spirale di salita e spiritualizzarsi tanto da evitare una ricaduta nel baratro del materialismo, da cui con tanto sforzo essa tenta di svincolarsi. Ma dovendo l'umanità varcare l'arco della bassa materia, non potendo, la divinità venne in suo soccorso, mandando pionieri di spiritualità sul nuovo cammino. Anime mature per un tal lavoro che a voi parrebbero ancora tanto necessarie alla Terra, e lo sarebbero se la Terra non ne avesse altre da sostituire, mentre nessuno può scendere dall'alto per tendere la mano e far fare i primi passi sulla svolta dell'arco a quelli che vengono dopo. Non rimpiangete quelle anime già elevate che vi hanno abbandonato per un lavoro molto più proficuo all'avanzamento generale, e non temete per chi si avanza ardimentoso da esporre la vita con tanta audacia per gli altri, perché anche questa è di aiuto ai pionieri nella salita della spirale che oramai non deve essere più abbandonata dall'umanità futura. Con ciò non voglio dire che voi non abbiate più nulla da temere, che gli avvenimenti e le minacce dell'Apocalisse restino lettera morta, ma dico che i passi più difficili sono passati e non si ripeteranno se voi non li forzate con la vostra malvagità. E se coloro che pregano, pensano e fanno il bene non cessano dal produrre fluidi di neutralizzazione e di trasformazione delle forze del male in quelle del bene.